essere presenti oggi perché domani abbiamo un consiglio importantissimo, quindi non è una cosa di circostanza, ma l'impegno istituzionale c'era realmente. E comunque mi hanno promesso che saranno presenti al taglio del nastro, perché è un avvenimento molto importante sul quale la Regione Liguria ha puntato anche nel concreto. Ascoltavo prima le parole del Presidente Lupi e ho letto anche il format della manifestazione, mi sono andato un attimino a scartabellare tutto. È chiaro che è un format perfezionabile, ma mi sento di dire che è perfetto, almeno per quanto riguarda, perché non solo dà l'opportunità ai nostri espositori, ai nostri produttori di esporre qua in loco e quindi fare Imperia la capitale dell'olio, non per un giorno, ma in maniera concreta e definitiva, ma soprattutto perché Camera di Commercio hanno lavorato bene in questi anni, dà l'opportunità di fare delle sorte di gemellaggi e quindi portare i nostri prodotti di eccellenza anche su altre piazze importanti del resto d'Italia, dove l'enogastronomia sostanzialmente la fa da padrone. Il discorso sociale che prima a cui aveva fatto prima riferimento il Presidente è importante, perché oltre a dare un certo sviluppo economico a questo settore c'è anche la parte sociale, perché grazie al fatto di aver fatto un prodotto relativamente inferiore rispetto ad altre realtà nazionali ed europee, ma di aver fatto di questo prodotto un'eccellenza unica, credo che abbia dato l'opportunità a molti operatori, a molti coltivatori di fare degli investimenti cospicui ed importanti nelle loro aziende, ma soprattutto di andare a recuperare tutti quegli incolti che in questi ultimi anni non era stato possibile fare. Perché? Perché non c'era un discorso economico che reggesse. Quindi credo che si stia lavorando molto bene in questo settore e non dimentichiamo che il nostro territorio è un territorio fragile, e se si vuole evitare durante le stagioni invernali o anche durante le stagioni estive, quando purtroppo abbiamo visto anche quest'estate gli incendi la fanno un pochettino da padrone, è chiaro che ci deve essere sempre più parte del territorio coltivato, pulito e sostanzialmente anche fruibile dal punto di vista della viabilità.